Sicuramente le Final Eight sono un obiettivo più che realistico adesso, a 6 giornate dal termine la squadra si trova ad occupare la prima posizione in classifica, sinora il bilancio è di sole 3 sconfitte durante l'intera stagione, contiamo di proseguire il percorso positivo sinora svolto fino ad arrivare nella fase finale 4, 5, 6 giugno, speriamo e contiamo di arrivare pronti alle partite decisive. Questo gruppo ha iniziato la stagione con degli obiettivi che andavano al di là della classifica o del campionato, è un gruppo composto di ragazzi tutti di Siena dell'annata 93, 94 e 95, l'idea principale sin da agosto è stato il miglioramento individuale dei ragazzi, se poi questo avrebbe portato come finora fatto a risultati positivi tanto meglio. Per ora siamo contenti perché assieme al miglioramento che era il nostro obiettivo principale stanno arrivando anche delle soddisfazioni in campo a livello dei risultati. I ragazzi hanno espresso sin dall'inizio estrema disponibilità nei confronti del progetto che era stato costruito su di loro. Le esperienze diverse, è vero, hanno influito e influiscono tuttora nell'amalgama, specie nell'espressione del gioco in campo. Sappiamo che tanti di loro, alcuni di loro hanno vissuto delle esperienze importanti come possono essere state le finali nazionali Under 15 per i ragazzi dell'annata 93 e lo scudetto che hanno vinto. Sicuramente è qualcosa che si portano dietro e che nei momenti importanti speriamo possa essere utile al gruppo, che loro abbiano fatto un'esperienza di così alto livello e che quindi sappiano riportarla nelle partite decisive della stagione. Lo spogliatoio è un posto dove ci piace che vivano i giocatori, ci piace che viva la squadra, i riti scaramantici sono una cosa loro, per cui se ci sono e per loro possono essere utili, specie nelle partite importanti, ben vengano, ma sono questione della squadra e lo staff preferisco e preferiamo in linea di massima riuscire a stare concentrati su degli aspetti che li possano supportare al di là della scaramanzia. Il pregio è sicuramente dal punto di vista umano, la grandissima disponibilità sia in allenamento che in campo durante le partite è esemplare. L'ho detto più di una volta ai ragazzi ed è un pregio che secondo me devono portarsi dietro a qualsiasi livello poi giocheranno e in qualsiasi cosa poi faranno nella loro vita, perché l'abnegazione che hanno sempre dimostrato in campo, ripeto, non è comune a tante squadre di pallacanestro. Difetti, isolando da quelli tecnici, probabilmente ogni tanto hanno dei cali di concentrazione, però credo che siano fisiologici, è una delle cose che assieme alla parte tecnica devono provare a migliorare, però credo che dall'inizio dell'anno sia già qualcosa nella quale loro si sono impegnati ad incrementare l'attenzione e anche la gestione, spesso e volentieri, come nelle partite importanti, di qualche ansia particolare, per cui se si può chiamare difetto quello, porto quello. A livello di riconoscimento ci teniamo a fare a raggiungere il miglior risultato possibile, se riusciremo ad arrivare in fondo ci giocheremo la vittoria del titolo regionale, a prescindere dal valore in sé del titolo, credo che sia il giusto riconoscimento per il lavoro che hanno fatto i ragazzi da agosto ad oggi. Le squadre che andremo ad incontrare ancora non sono definite, sempre nella speranza di proseguire il nostro cammino come primi del nostro girone, incontreremo le prime 4 dell'altro girone, che sicuramente è un girone tosto. Isola d'Elba ha dimostrato nel girone B di meritare la prima piazza vincendo larghi margini tante partite. Non so se il livello sarà più o meno simile a quello del nostro girone, noi contiamo di fare il meglio possibile per quello che riguarda noi, poi se il campo dirà che altre squadre sono più pronte lo vedremo alla fine delle partite. Confido che con il lavoro che abbiamo fatto sinora e col lavoro che dobbiamo fare di qui a giugno la squadra possa arrivare pronta per togliersi qualche soddisfazione. Ripeto, se sarà il titolo regionale o meno sarà il campo a dirlo.